Allora, non mi ricordo esattamente quello che ho detto alla fine dell'episodio scorso, ma visto che sono qua, andiamo da fratello Dawkins, dovrebbe essere qua. Esatto, proprio qua. Fratello Dawkins ha bisogno di parlarti, va bene. Anche se prima ho visto adesso oggetti. Dovrei ricaricare il Dedai. Eh sì, ciao, aspetta un attimo. Ecco, magari. Ecco, sì, beviamo un attimo. Qui la mattina. Ecco, rum, va bene. Meglio di prima. Allora, vediamo un attimo cosa vuole. Morning. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Quello. Hey, stop! Ha rubato. These kids are the worst! Don't hurt him, infatti. please! Steven. Ah, è sparito. Oh, no, Aspetta. Dove è il ragazzino e recupera il crocifisso? Vabbè, è sparito in un attimo, Qua. Cerca indizi per trovare il ragazzino. Indizi del tipo. Aspetta. Ah, lui. You all right? Oh, I'll live. Kid did this? You know him? He robbed me. Which way you go? That way, I think. Thank you. Ah, là, in fondo. Get off me! Where's my watch, you little weasel? Dov'è? I don't know nothing about no ah, lì. Watch. Last Saturday I saw you steal it with my own two eyes. Maybe your eyes don't work so good no more. Hey, you! Get your hands off of that boy right now. What's your word? I stole my watch. Right now. Before I smash your head in that wall. All right, all right. Forget it. Little shit ain't worth it. Thanks, mister. You got lucky this time, kid. Cogli co ah, ah, lascio cadere. Dov'è? Hey, you want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. How? Now. I mean, hey. Help. Help! Hold on. This man is bothering now. Me. Someone help me. Officer, help! E non mi ricordo di lei, io. Ma che cosa? Aspetta. Aspetta. Fuggiamo. Via. Curviamo. Ecco, qua non ci dovrebbe vedere, infatti. Addirittura vivo o morto. Ma per cosa? Non mi ricordo. Ok. Possiamo andare da qua? Sì. Oh, scusi. Cosa abbia fatto non me la ricordo. Quella signora. Anzi, signorina, penso. Aspetta, che qua stanno arrivando. Sì, ma tanto forse faccio in tempo a sfuggire. Ah, c'era una porta. Ha fatto tutto lui. No, no, che okay, non vengono di qua. Posto. Ok, trova sorella Calderon senza allertare la legge. Devo ritornare di qua. Aspetta. Look out now. Look, keep your hands to yourself. You really scusi, tested me scusi. Now. You know that. Sarà giusto. Questi vicoli. Oddio, c'è una cassa. Good morning to you. Morning. Dai, no, non ti bloccare. Ok.
Ok, ci siamo. Oddio, c'è un poliziotto lì. Ma proprio lì, cioè non ne ho incontrati finora. Proprio lì sono. Aspetta, facciamo un giro di qua. E va. Cioè è impossibile sfuggirgli, scusa, aspetta. Vedrà se vado... se sto da questo lato o se no. Diciamo... ok, forse non mi ha visto. Camminiamo normalmente. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't! Oh, I did. Oh, I hope the boy... he's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is... greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but... my mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Ok. Brother Dorkins found him. A posto. Ah sì, ok, me lo chiede. Ok, sì, sono uscito dal gioco. Brother Dorkins was fantastic. Perfetto, si è aggiunta altra roba, vediamo un po'. Allora, ma sono $5. Vabbè. Per un crimine di cui non ho capito cosa io ho fatto qua dalla signora, ma va bene. Ah, ecco qua. Sì, andiamo da questo punto di domanda, che lui appare e scompare. Anche se... non c'è un ufficio di posta qua vicino. Sì, allora andiamo prima a pagare la taglia, va. Prima che aumenti, vorrei, insomma, peggiorare le cose. Il mio cavallo, non so dove è finito, no? È sulla mappa. Lo chiamerò poi. Adesso meglio muoversi a piedi in città, sennò poi la gente potrebbe finire investita. Qua, perché si entra. Aspetta. Ok, entriamo qui. Sfondato tutto. Ladies and gentlemen, my apologies, but the train is a hair behind schedule. I'll be right over. Paga la taglia. Happy to help you start over. What you need? Ecco, $5. Così a gratis. Li ho dati, vabbè. Thanks. Ok, adesso aspetta, vediamo se è sparito, però secondo me se mi avvicino appare, quindi era più o meno qua la zona. No, che cavolo, aspetta. Ok, vediamo un po'. And learn how you can save the white race. È lui che parlava. I don't think you need to be quite so close. Mi fa parlare. Boh. Mi si vede che non gli piaccio. So. Ok, qua c'è anche la missione del professore. Faremo anche quella. Muovete!
E muovete. Aspetta. Aspetta che non vorrei entrare per sbaglio nella missione di Da. Anche qua ce n'è uno. No, ma... Ecco, eccolo qua. Ah, ho azzeccato il punto, va. Ok. Anche lì c'è uno sconosciuto. Sono apparsi tutti all'improvviso. Prima non c'era nessuno, ma forse dipenderà dal fatto che siamo in un nuovo capitolo. Allora sono sbloccate nuove cose. Darsi, eh. Hello, how are you today? Ok, vediamo un po' chi è che ha bisogno. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Dica. Alright. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. Eh sì, sono... We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall. A shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Va bene, tanto ne abbiamo di soldi. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Ah, posso... Potevo... Posso frugare nella cassetta di sicurezza? No, ma non lo faccio. Dai. Dobbiamo riguadagnare un po' di onore. Su. Allora... E quindi devo solo donare dei soldi, va bene. Qua, allora, io farei prima del professore, farei questa, perché poi sparisce, solito discorso, quindi andiamo là. Come onore come siamo messi? Sta salendo, dai, voglio, insomma. Facciamo i bravi. Che tanto non ne vale la pena. Essere dei criminali. A meno che non lo richiede la missione. Che c'è? Oh, non l'ho preso. Caduto. Qua c'è qualcosa. No, basta. Vabbè. Non ho fatto in tempo a interagire. Scusi. Permesso. Ok. Poi entreremo lì. Sì, un attimo. Tieni il permesso per la dimostrazione della sede elettrica, sì. Faremo. Adesso qua, che è che ha bisogno? Forse qua dentro. Sarà quello? Un altro scienziato. Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue ball suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. No problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of... European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? No. No, he says. No. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. The one the silver tongue American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in ways you cannot see. Good for you. Ways I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please.
Ladies! Gentlemen! Enchanté! Hello! Hello, sir! Okay, how is the piles? Yeah? Good, good, good. Okay, my friends, you are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. Oh. But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see, I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watch them conspire, you morons. What? I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. Oh, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and this, and... don't touch that. Vediamo. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes. Aspetta, okay? Accelera. Yes. Now blow up the little battleships and avoid the sea mines. They have magnets attached. Mira. Make nasty explosion if they touch the bot. Okay. If this silly dimwit can use torpedoes aspetta, on board the destroyed provando. Battleships. Imagine what technology can do in the hands of certified genius! And I have certificate. Hey, it's doing what I'm telling it. Of course it is doing. Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo. È carino, però è un minigioco praticamente. You see what he does? No wire like telegraph, no pulley aspetta. System underwater. Only waves. This is remarkable. Think of those poor boys on the HL Hunter. Eight of them perished to a mere five on the Housatonic. And what a way to go. Trapped in the rocks at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life. Not death. The transmigration of the soul. I make lifeless metal breathe vediamo like se riesco man. A... Where? I'm not sure fare piazza about pulita. Carino. Beh, erano ancora gli albori ovviamente. Ah, esplode dopo un po' forse. Another okay. One down. I'm getting the mastery of this. Si sta divertendo, eh. Aspetta. Così. Cosa manca? Questo qua. Sì, la navetta, nave radiocomandata. Vai. A posto. Yes, you see what he does? Now bring the boat back to the dock. That sure was something, but I'm not sure what, if anything, was proven here. The demonstration's not over yet. Any fool can explode a sitting dock. Let me just reload her. This is really remarkable. This is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of pond. Ah, c'è una barca con sopra l'uomo. Suggi le barche a vela evitando le mine. Ok, ah qua ce n'è un'altra. The telegraph machine, the motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or. Ah, sono loro che lasciano andare le barchette. Very good, very good. Now bring in the boat back here. Foolproof, undeniably foolproof. But you are not fools. And unlike fools, not fools and their money are difficultly parted.
And then, as I say, any fool, huh? Thank you, thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No, no, no. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Non è convinto. Oh, yeah, of course. And thank you. If you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There, I will really amaze you. Potrei passare volentieri, anche se vorrei sapere dov'è questo Dover Hill. Un giovane allegro intelligente. Vediamo. No. Mappa. Qua. Charles. Indaga sul trambusto. Vita d'artista 2 all'artista, sì. Dove? Qua c'è la taglia. Non so. Magari non è ancora disponibile. Può essere. Ok, no, prima andiamo da, visto che è qui, fare la missione per il professore, convincere il capo della polizia a usare la sedia elettrica, se non sbaglio. Sì, comunque non lo sa ancora, ma è una tecnologia rivoluzionaria, sì. Senza fili. Allora, qua. Uomo di lì, aspetta, posso entrare, vero? Chiedi gentilmente. Chief, I'm representing the inventor of a humane execution machine, an electric chair, and he wants to demonstrate his invention here. Ah, I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit. But it's gonna cost you $100. Trattiamo. Hey, look, this will save you money in the long run, and it'll save the condemned a whole lot of pain. Insomma. That remains to be seen. But I'll give you a permit. Già meglio, dai. Va bene. Okay, well, the price is fair. Here you go. And here, sir, is your permit. Pending the usual formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatchment. I'll tell that to the professor. Good luck. Okay, torna da professor Bell. Sì, no, dicevo, dunque, dobbiamo andare a vedere il... cosa sta accadendo qua. E ho dovuto interrompere un attimo a registrare, perché probabilmente si è sentito, ma ha iniziato a grandinare di brutto e non sentivo io stesso quello che stavo dicendo, finalmente era forte la grandine. Poi si è messo anche a piovere, quindi ho aspettato un po' che perlomeno diminuisse l'intensità, perché sennò poi magari si sente sotto e potrebbe dar fastidio. Adesso vediamo. Per ora ha smesso, ma cazzarola, era un po' che non vedevo una grandine così piccola, biglie, dimensioni di una biglia, però forte, porca vacca. Vabbè, comunque torniamo al gioco. Dicevamo, cosa sta succedendo qua? Qua forse. Ma qui? Sta bussando? No. Come on out! No. You coward! We gonna talk about what you've done to my wife! Che sta succedendo? You're a dead man! Scusa. Somebody. Ok, ha tirato un cazzotto a posto. È svenuto.
quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, you gonna do right by this feller's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. Ah, è stato rapido. Cioè, vabbè, è svenuto con un cazzotto. Meglio togliersi di qua, va? Prima che arrivi qualcuno. Allora, adesso proseguiamo e torniamo dal professore, che gli diciamo che abbiamo avuto l'approvazione. Sì, non sto guardando, ma per ora non si è sbloccato nulla, va bene. Torniamo qua. Vediamo, posso tagliare eventualmente. Sì. Look out! You should watch where you're going. What's your issue? Sì, ma la gente se la prende troppo. Sto correndo, è un'emergenza. Aspetta, ok. Madonna, mi incastro. Ok. Andiamo un po'. Aspetta che entro. Ah, hello, friend. Hello, professor. Professor Andrew Bell the Third. That's it. So, the chief says you can test out your machine, pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable, subject. Ah, funny you should mention. This fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniels, wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Find him for me and help me put him out of his misery. Vabbè, devo cercare una taglia. Cattura McDaniels vivo. Vediamo. Sì. Gira. E io controllo sempre anche dietro, ma esatto. Ho cercato $95 per omicidio, bigamia, avvenimento immorale, ultimo avvistamento nei pressi del confine della regione delle montagne Grizzis Urca, forse lontano a nord dei binari sopra l'Hirtland Overflow. Le richieste di compensa vanno presentate e saranno pagate da Lambert. Vabbè, ok, ben lontano, sbaglio a vedere. Vediamo. Esatto, esattamente qui. Allora, sapete cosa facciamo? Andiamo prima qua e catturiamo vivo questo qua. Solo che questo qua va portato a Rhodes. E poi da Rhodes andiamo fino su. Eh sì, diciamo così. Beh, in questo caso direi che mi serve il cavallo. Sì, sì, adesso ho chiamato il cavallo. Spero non si vada a infilare da qualche parte, perché è arrivato. Che andiamo a catturare un po' di taglie, va. Oddio, fermi, fermi, fermi. Che succede? Che sto aiuto, sto signore. Need a doctor. All right, friend, all right. You're gonna be okay. You gonna help me? Ah, beh, devo tornare indietro. Appena uscito da Saint Denis. Please, do something. Ti aspetta. I'll get you help, just stay alive. Okay. Ah, meno male, non si è messo in piedi, sennò molti pensavano fosse un cadavere. Perché mi è già successo che ho raccolto uno pensando fosse ancora vivo, solo che l'ha messo a mo' di carcassa e quindi la gente poi ha pensato
Ok, pensato fosse un cadavere ed era così alla fine, perché poi era morto, quindi. E quindi proprio mi hanno sparato. Così, senza chiedere spiegazioni. Meno male che comunque ero appena uscito. Dai, dai, tenga duro. Aspetta, calma, andiamo. Devo però andare piano, perché. Cosa le è successo? Fermo. No. Oh, ecco. Lo sapevo io, porca vacca. Stavo cercando di parcheggiare. E niente. Sparisco, poverino. Madonna. Controlli del cavallo, vi dirò. Devo scendere un attimo. Non riesco a. Quel poveraccio è morto. Poverino. Aspetta, mi allontano un po' a piedi. Guarda, in uno spiazzo un po' più largo. Mi spiace. Indagini in corso. Sarà una taglia da pagare? Ok, qua mi sembra abbastanza largo. Porca vacca, per delle cagate del genere, fa vedere. Poi ci penso. No. Ah no, nessuna taglia, meno male, perché ci hanno detto di allontanarci e basta. Vabbè, mi spiace. Ma magari essendo. E là. Di qua. Essendo un incontro casuale, potrebbe ricapitarmi, avendo fallito. Perché mi è già successo per altri incontri che magari appunto non mi interessavo, oppure mi interessavo e fallivo e poi sono ripresentati. E niente, io ho investito uno e vabbè, più di uno. Vabbè, niente, dicevamo, andiamo a cercare. Per quello la città non è male, nel senso. Una bella ambientazione, ma in generale una bella ambientazione. Però preferisco veramente fuori. Perché così posso girare con tranquillità, senza investire nessuno. E qua, le cittadine, ancora i paesini, essendo piccoli, li puoi girare a piedi. Ma la città qua, andare col cavallo, anche se si può, insomma, è rischioso. Porca vacca, vabbè, mi spiace. Lo aiuteremo qualcun altro la prossima volta, se si ripresenterà. Ok, siamo arrivati. Anche se ho fatto un attimo qualche sperimentazione, cioè nel senso, la prossima volta, se corro forte, ho visto che premendo quadrato puoi fare i passettini laterali, e questo ok, lo sapevo, perché abbiamo un legame abbastanza forte, anzi al massimo, con questo cavallo. Però se io tengo premuto quadrato e sto fermo, lui saltella, diciamo, un pochettino, perché volendo puoi fargli anche cambiare direzione, no? Però se lui dopo. Aspetta, che mi è venuto prima. Ecco, a un certo punto lui comunque si ferma. Aspetta, vediamo. Così, se io sto fermo per un po'. No. Ecco, visto che si è fermato. Oh. Mi serve una specie di freno a mano. Se no, vi saluto. Allora. Dicevamo. Andiamo a cercare. Sarà lì, guarda. Là c'è una specie di accampamento. Anche questo mi pare bisognava catturarlo vivo. We ain't going till you get this right. I can't, Daddy, please. Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. Questo possiamo catturarlo, cioè di soppiatto. Vediamo, non dobbiamo parlargli. Ce l'ho il lazzo, sì. Ok. Vediamo. I can't do it, Daddy. He's spent. Let him rest. My son ain't no quitter. Do it again, boy. Però è circondato.
rope. Aspetta, che ho notato che non siamo messi bene. Abbiamo qualcosa. Magari mangiucchiare. He ain't trying is all. Again, boy. Mark Johnson è quello lì. I can't. I'm beat. Look at him. He's worn through. He will be. Posizione un po' brutta. If you don't get up there. Aspetta. No, si sono messi proprio in un punto che non puoi prenderlo alle spalle. Però magari. They're here for your bounty. Mi ha visto. Come to mama, boy. Beh, tanto ormai. We knew you was coming. I got something. Aspetta un attimo. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Okay. Please. Make it quick. You're a forgiven man. Si è redento questo. Si cosa abbia fatto? Boy. Boy, come here. Listen. Exactly as I say. You hear? Don't leave us, Pop. Mi segue. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? E quindi ce ne. Non ho capito. You wanna take me? Take me. Va bene. No, ma no così, volevo. Ok. You gonna take me or what? Sì, lo sto facendo. Ok. Oddio. Just remember what I said, boy. Porca vacca, il cavallo mi ha tirato un calcio. Vabbè, il cappello recuperiamo poi. Cosa aveva fatto questo? Aspetta un attimo. No. Aspetta un attimo. Mark Johnson. Ce l'abbiamo. No, questo è l'ultimo. No, dov'è? Questo è recente. No, documenti. Dov'è che... Ho preso figurine. Figurine. Era così indietro, ma non penso. Oh. Scusate, manifesti. Eccolo qua. Rapine a treni e diligenze. È un ladro. $25. Ma volendo possiamo perdonarlo, insomma, una famiglia, mi spiace un po'. Se lo libero, cioè vediamo cosa succede. No, dobbiamo per forza. He's showing us clemency. Go before he changes his mind. Go. Lasciamo andare. Tanto per $25 voglio dire. Lasciamo andare. Però è andato, la famiglia è lì. Vediamo, vediamo cosa succede. Una cosa nuova, magari. No, mi fa tornare. Scusate, mappa. Ma io voglio lasciarlo libero. No, mi fa proprio fallire la missione. Vabbè. Allora niente, lo portiamo. Pensavo che ci fosse una scelta sottointesa, ma a quanto pare forse no. Anche perché lui... sì.
Vabbè, prendiamolo. Abbiamo nuovo il cappello almeno. Porta la prigione di Rhodes. No, per forza dobbiamo farlo. Se no falliamo. Ah, eccolo qua. Pensavo si potesse scegliere, ma strano. Carichiamolo. Ok, allora. Aspetta, qua seguiamo la strada. Johnson. What? Just you're real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. Love made my peace. Okay. Insomma, si è costituito, diciamo. Ma cavolo. Ma scusa, sei liberato? Preso. Ah, ma allora fingeva. Cos'è? Ah, ecco. Fingeva, no, perché dicevo, se comunque si è pentito e vuole redimersi, lo faccia pure, voglio dire. Però adesso ma guarda che io volevo farlo, però cioè, se questi sono i modi, allora ti porto sì in prigione. Scusa, senza pensarci proprio. Mi stanno inseguendo col cavallo, non vedo. Aia. Sì, allora aspetta che rispondo al fuoco perché pensavo di sfuggire. Dov'è la mia doppietta bellissima? No, ce n'è ancora uno che però... Porca vacca. Hai colpito il cavallo, come oggi. I think that's all your friends, ain't it? You shouldn't have done that. And now look what's happened. Dead because of you. Damn it. I knew you was being quiet. Infatti, peccato, dai, avrei voluto liberarlo volentieri, se fosse, cioè fin da subito, se fosse comportato bene. Aspetta, che qua, vabbè, questo qua è un paesino alle strade larghe, quindi dovrei essere al sicuro per eventuali incidenti. Fermo. No, fermo ho detto. Aspetta. Ok, parcheggiamo. Così, ok. Ok. Ma secondo me prima o poi... adesso non so quante sono queste missioni, ma dai, capiterà qualcuno che si è veramente pentito e possiamo decidere se liberarlo o meno, dai. Magari uno con una taglia alta sicuramente sarà fatto apposta. You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a grave. I was out in the bayou. Wasn't hurting no one. Maybe you weren't, but those partners of yours were a rough bunch. Go to hell. Perfetto. Vabbè, dammi $25, insomma. That's the price for jumps. I didn't take it, someone else would have. Ok. 27,50. C'erano $2 in più. $2.50.
Va bene. Ok, adesso andiamo a prendere l'altra taglia. Quella di... Ah già, qua c'era anche un'altra missione, è vero. Già che sono qui, io farei questa allora, dai. Detenuto, intervieni. What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault to Darkie White. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily-livered... Enough! You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. Even for a darkie. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do you a goddamn favor. What you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Stacca i manifesti ricercati a Rowe per evitare che i cacciatori di taglie cerchino Mr. Black e Mr. White. Aspetta. Vediamo. Ha segnato prima il manifesto. Dov'è? Scusa, informazioni sulla giudicenza. Va bene. Ma dove... Scusa, come li trovo i... Se non me li segni, dove vado a cercarli? A meno che perché è notte. Aspetta, l'ufficio dello sci... Ah, ecco qua, 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 aspetta. Ah, qui. Fa vedere, ispeziona. Every fool knows the charges were trumped up. But the darkie killed a white man. Cercati per evasione, prigioni fuggiti, Mr. Black, Mr. White. Cattura dei vivi, 40 e 40, And Samson Black was set up. Everyone knows Judge Amory took a bribe. You don't believe that, do you? Sure. And you call me a gossip? Ma, volendo, posso catturarli io? A un certo punto. Uno su cinque. Però, scusa, però se non... Cioè, me li segna quando... Mi segna il manifesto quando ci passo vicino. Ma... A meno che devo essere sul cavallo... Aspetta un attimo. Magari sul cavallo... non so, mi segna quelli un po' più lontani. Non so. Raiders fought tooth and nail for this territory. And here's you just strolling through. Oh, ecco, mi segna un altro. Aspetta. Ah, qui. Ispeziona. Metti via. Aspetta. Ah, uno l'ha preso, ho capito. Un cacciatore di taglie. Lui. E fermati, madonna. Oh, rallenta. Girati. Non riesco a guidarlo io sto cavallo. Allora. Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Hey, move! Ah. Aspetta. Me lo fa... però... Sparargli così... Aspettiamo che esca un po' dalla città. Okay.
Ok, però forse qua non c'è nessuno. Quindi dammi la doppietta. Vediamo, forse è il punto giusto. Se, se sto un attimo fermo, magari. Ok. Prendimi, prende il corpo, ho sbagliato, aspetta. Pensavo che stava passando qualcuno. Ok. Mancano due. Però secondo me, dai, alla fine possiamo catturarli noi, secondo me, alla fine, eh? Se li togliamo tutti, poi ci darà questa scelta, spero di sì. Insomma, 40 e 40, $80 è già, insomma, una buona cifra. Per quanto basso, visto che normalmente è sui 40, sui 20. Vediamo, eh. Eccone qua un altro. Basta, adesso scendo così. Ok. In corsa scendo. Ah, c'è davanti lui. Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move all right. How's this for moving? This what you... Cavolo. Oh. Fanno apposta a mettersi proprio davanti, eh. Ok. Manca uno solo. E dammi il mio cappello. Un gatto. Andiamo l'ultimo. Forse di qua. Vediamo, magari sta dentro la stazione. C'è l'ufficio di posta. Proviamo a entrare. Sì, infatti. Questo... Ah, qui. Ok. Torna da mister con i manifesti. Va bene. Ok, mister Wack, mister Black, mister... Ah, qui. Vabbè, sono accampati abbastanza vicino. Friend. Hello. How was in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Brucia i manifesti. Visto, sapevo che... una bella scelta. We're good folks, or I am. Not now, Black. Okay, we're both good folks. So, do you got the posters? Come faccio a catturarne però due? Questo è un problema. Cazzarola, lo facciamo. Vabbè, dai. Speriamo sia vero quello che dicono, va. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. That's that. Yeah. That's that. Free at last. Free from you at least. Vabbè, sono solo 5, però vabbè.
manifesti. Va bene. Dai, è stato buono, va. Allora, adesso dicevamo invece di andare a catturare questo. Ah sì.